Papa Francesco e il monito alla classe politica il 27 marzo scorso, la teoria e la cultura del gender, le questioni venetiste. Questi alcuni degli argomenti degli editoriali dei giornali aderenti alla FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, in uscita in questi giorni. Eletti per essere al servizio è il monito di Papa Francesco rivolto alla classe politica durante la messa celebrata il 27 marzo scorso a San Pietro. Giuseppe Lombardo, direttore di Cammino, diocesi di Siracusa, scrive: «Ogni politico, attraverso un ripensamento serio, profondo, dovrebbe ritrovare quell'identità cristiana capace di anteporre il potere di servizio al potere personale». Walter Lamberti, direttore della Fedeltà, diocesi di Fossano, scrive: «Chissà come saranno risuonate le parole di Francesco in chi ha dimenticato che è scelto per essere al servizio e non per farsi servire». Principali fatti di cronaca. Edoardo Tincani, direttore della Libertà, diocesi Reggio Emilia-Guastalla, torna a occuparsi della teoria del gender. Non sono più solo i famigerati opuscoli per educare alla diversità a scuola, stigmatizzati dal Cardinal Bagnasco a destare preoccupazione. I segnali del potere della cultura del gender si moltiplicano dentro e fuori i confini territoriali. È tempo di esprimere il nostro dissenso in modo pacato, ma anche fermo e documentato. Sulle questioni venetiste, dal referendum sull'indipendenza all'inchiesta che ha portato in carcere 24 persone, scrive Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del Popolo, diocesi di Padova, notando il clima di malessere che attraversa il Veneto. Il Veneto ha bisogno dell'Italia e dell'Europa non meno di quanto l'Europa e l'Italia abbiano bisogno del Veneto.